Ben arrivato tra i Leoni, grazie mille, hai fatto grazie una partita. Mille. Presentati, innanzitutto, così almeno i tifosi tortonesi. <ride> Sono ritornati. Matteo Brumato. <ride> e cosa gli devo dire è andata bene quindi sono contento bene. hai fatto una grande partita secondo me sei stato propositivo sulla fascia in un ruolo eh, diciamo determinante perché eh, praticamente giocando così sulla fascia devi anche pensare a servire le punte una punta centrale come la nostra che praticamente ha bisogno di avere tanti cross tu ci hai messo l'anima hai corso avanti e indietro tante volte sei eravamo già preoccupati col presidente e, e mi ha detto ma Bruno gli ho detto ma no sta tranquillo sono stanco seduto. poi ti ho visto lì sono felice no no sono, sono veramente contento abbiamo fatto una grande partita sono anche contento della mia prestazione sono sincero non me l'aspettavo ieri sono arrivato ieri e abbiamo spostato l'allenamento per, per cercare di farmi allenare il mister mi ha messo in campo lo devo ringraziare sinceramente è stato un gesto che mi ha fatto veramente molto piacere e niente, dobbiamo continuare su questa strada e basta. Per questo, abbiamo adesso ovviamente dobbiamo. Esultare, essere felici per questa, per questa vittoria, ma mercoledì c'è un'altra un partita importante che dobbiamo, dobbiamo cercare di, di vincere. Ora in settimana la prepareremo bene. In una giornata che praticamente ci è abbastanza favorevole, perché sia davanti che dietro, come spiegava prima Marco, Insomma, tutti hanno frenato e noi abbiamo fatto tre punti e abbiamo quasi agganciato certo. sì, 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 questa è stata una vittoria fondamentale, ma... Io mi sono sentito col mister qualche giorno fa, me l'aveva detto che questa era una partita fondamentale per noi perché è uno, un, uno scontro diretto e quindi siamo stati bravi. Abbiamo fatto quello che, che ci ha chiesto il mister, l'abbiamo fatto penso a, nel migliore dei modi, abbiamo, sì potevamo fare meglio, abbiamo sbagliato qualche cosa magari in uscita, ma ci sta, ci sta, abbiamo fatto una grossa partita. Guarda Lucellino mi ha detto che il mister ha rotto tanto le scatole per averti e quindi Emiliano... Da quando è arrivato il mister è cresciuto in una maniera esponenziale. Tu hai fatto una grandissima partita, quindi Grazie. i frutti si vedono e praticamente. Eh, siamo... Poi ho visto che ti sei integrato molto bene con i compagni. Ti ho visto molto amico di Spoto. Un ragazzo sì, d'oro. Non, ma non qui... lo conoscevo, l'ho conosciuto ieri. Eh, è un ragazzo d'oro. <ride> però... sì, sì, vero... sì, siamo tutti, ma tutti bravi ragazzi. Certo. Tato Man, sei una persona fantastica. Piano piano devo capire ancora un po' i nomi. Ho, ho, ho imparato un po' i cognomi e perché arrivando tu ieri. Ma continua a giocare però... così: che i nomi li imparerai. Certo, certo, certo eh? quello sicuramente, quello sicuramente. Vuoi dire qualcosa ai tifosi tortonesi? Voglio dire che per me si è chiuso un capitolo, e sono stato a Rieti, sono stato bene, e c era, c era, già c'ero stato, però per me adesso non, non conta più niente, ormai io sono qua, sono felicissimo di essere qua perché mh, il mister mi ha voluto, la società mi ha dato fiducia. Anche perché mh, siamo onesti, mancano 10-11 partite quelle che sono Il mercato stava per finire quindi io sono veramente felice di essere qua e Si vede proprio l'emozione nei tuoi occhi Sì sono contento perché per me è come una, una sorta di rinascita e Ma quindi... qui sei veramente entrato in un ambiente fantastico, te lo garantisco Sì ma ora lo, 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 lo vedrò piano piano, conoscerò meglio ancora i miei compagni Ma sono veramente, sono veramente felice di essere qua, ecco tutto qua Domande da studio? Domenico, dimmi caro ciao. Dome, una battuta divertente. Volevo chiedere a, a Matteo, al quale, un, al quale faccio tantissimi complimenti, eh, cosa significa avere un allenatore come Mister Capuano, che è un tipo che tutta Italia conosce. Ho sentito una sua intervista due anni fa. È stata una grande salvezza. Magari ha imparato qualcosa anche da lui. Sì, intanto ringrazio, come, ringrazio per i complimenti. Ma diciamo che tutti gli allenatori che ho avuto sono, sono ottimi allenatori, però lui io l'ho avuto per due anni e mezzo, l'ho avuto due anni ad Arezzo me, e metà anno a Rieti, dove abbiamo, sono arrivato che avevamo, la squadra aveva 16 punti, e abbiamo finito a 42, dove ci hanno tolto poi 4 punti per dei mancati pagamenti, ma poi abbiamo fatto un percorso straordinario. Io ho, da lui ho imparato tantissimo, soprattutto... Sulla, sul piano tattico, perché da quel lato lì è un maestro, quindi niente, lo, lo, lo ringrazio per quello che ha fatto per me. e Basta, adesso però c'è Mister Zichella, quindi <ride> devo imparare da lui. Grazie mille, grazie, grazie mille, Matteo. Grazie eh, a voi, ti grazie Una a voi. buona giornata. Grazie e ci vediamo mercoledì a, certo. grazie a mille. Allenano. Ciao a tutti, grazie.